Ed eccoci ora al decimo concorrente. Buonasera a lei. Buonasera. Buonasera a tutti. Buonasera. Giuseppe Gugliotta di Mariano Comense. Sì, buonasera. Provincia di Como? Provincia di Como, sì. Sono nato a Mariano Comense, sono residente a Cabiate dalla nascita. Ma è abbastanza vicino, sì, se non mi sbaglio. Sono nato a Mariano per via dell'ospedale. Ho capito, va bene. Ha bisogno della... dell'asta. Sì, dell'asta. Sì. Ecco, vedo che ha della musica con sé, ha bisogno del leggio probabilmente. Allora, ecco, sì, adesso certo, glielo portiamo e poi lo facciamo. L'altra volta c'è stato il maestro che l'ha sfasciato completamente, te ne hanno messo, no, aspetti che lo fa... ti dispiace alzarlo, maestro, scusami. Prego. No, perché così, sì, credo che si svidi sotto, ecco, basta che lo tiri su, basta che lo tiri su, ecco. No, dai, ti abbiamo fatto uno scherzo, via. Siccome l'altra volta l'hai rotto. Allora, no, scusa, no. No, portiamo quello giusto. Ti ricordi che ne hai rotto uno? Che era di questo genere. Avete tagliato qui un metro di cosa? Sì, di tubo? Sì, va bene. È lo scherzo del tubo. Allora, dunque, lei mette qui la musica. Ah, benissimo. Se me lo può alzare un po' gentilmente. Sì, certo, si immagini, è un piacere. Ha bisogno di accordarsi con il maestro? Forse ha bisogno di accordarsi con te. Ha forse bisogno di accordarsi con te. Ecco, devo accordare lo strumento. Sì, qual è lo strumento? Lo strumento è ad aria. Cioè? Oh, sia chiaro, cioè era per il maestro naturalmente. No. Era per un po' calantino. Era calante, un po' calantino. No. Ma scusi, qui c'ha la musica, cioè c'ha tutte le pernacchie, delle, cioè, sì, tutte le note. Ha tutte le note, tutto c'ha segnato. Cioè, che sono tutte bocche che fanno così, che non ho capito. Non è facile, signor Corrado, è un dono della natura questo. Ah, bravo, proprio, lei è nato così. Sì, sono nato per fare le pernacchie. È nato per fare le pernacchie. Io ho sempre avuto il problema di non potermi allenare perché a casa è impossibile. Sì, certo. Il giro è impossibile, allora stasera voglio sfogarmi dedicando al pubblico questo pezzo. Spero che lo prendano in simpatia. Visto allora, ma non ti preoccupi che se ci si mettono pure loro fanno un bel accompagnamento. Stia tranquillo. Allora, l'orchestra spernacchia o no? Sì, no. Pure loro. Ah, finiamo in bellezza questa trasmissione. C'è com'è finita la corrida, un mare di pernacchie, eppure... Grazie, molto gentile. Le chiedo scusa, ma stavo ridendo pensando a un'altra cosa. Ci può far sapere cosa esegue con... Ma stasera? Mi impegnerò in un pezzo, si chiama Romagna Mia. Ah, molto bene, molto bene. Prego, attacca lei o attacca il maestro? Attacca l'orchestra. Attacca l'orchestra con una serie. 1, 2, 3, 1, 2. Thank you.
Io però devo darle atto di una cosa che secondo me è molto importante. In genere è un gesto, diciamo, un po' volgare, non eccessivamente fine, però devo dire che è servito per ridere. Pensi, noi siamo talmente semplici che ci basta una pernacchia e ridiamo, mentre tanti si offendono oppure dicono ma però quello a fare. Da noi alla corrida ci si ride sopra, quindi che cosa volete? Dalla prossima trasmissione, grazie. No, comunque è stato simpaticissimo. Io, Corrado, se mi permette, ringraziare gli amici del bar di Cabiate che mi hanno mandato la corrida e mi hanno chiesto gentilmente di dare un bacio a Lorena. Non di farle un bacetto, grazie. Un bacetto, prego. Ecco. Bravo, grazie. Bravo. E se ne va. Beh, devo dire, a un certo punto l'orchestra proprio aveva abbandonato gli strumenti, eccetera. Non c'è serietà da parte vostra, mi dispiace, veramente. Va bene, vediamo.